Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale e in questo video vedremo altre domande di diritto del lavoro e legislazione sociale per concorsi della pubblica amministrazione e in particolare per il concorso dell'INPS 1858 posti. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 146 del 1990, nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati, con preavviso minimo non inferiore di regola a 10 giorni. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 22.1984, il diritto al percepimento della pensione di inabilità è subordinato al riconoscimento di una infermità fisica o mentale che provoca un'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi lavoro. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 222.1984, la pensione ordinaria di inabilità è compatibile con compensi per attività di lavoro? No, è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione. Ai sensi dell'articolo 20 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso presso altro ente o amministrazione durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione presso l'ente di provenienza per l'arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista per le disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione in caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, dipendente stesso rientra domanda alla categoria e profilo professionale di provenienza. Ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 81-2008, tra quelli elencati un obbligo del lavoratore non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori. Ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 176 del 2003, il contratto di semestrazione di lavoro non è vietato per legge presso unità produttive ove sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale che interessino lavoratori adibiti a mansioni diverse su cui si riferisce il contratto di somministrazione. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 300 del 1970, i lavoratori hanno diritto a riunirsi nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera fuori dall'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue. Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto dei lavoratori, il diritto di assemblea consiste nella facoltà dei lavoratori a riunirsi nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera sia durante l'orario di lavoro, sia fuori di esso per trattare materie di interesse sindacale del lavoro. Ai sensi dell'articolo 20,1 del decreto legislativo 81 del 2008, quale tra i seguenti non è un obbligo previsto a carico del lavoratore? La contribuzione economica mediante trattenuta in busta paga dei costi per la sicurezza nei limiti dello 0,35% della paga base. Ai sensi dell'articolo 20, legge 977-1967, l'orario di lavoro di minori non può durare senza interruzioni per più di 4 ore e mezza. Ai sensi dell'articolo 20, legge numero 977-67, di successive modificazioni e integrazioni, l'orario di lavoro di minori non può durare senza interruzioni per più di 4 ore e mezza.
Ai sensi dell'articolo 2094 del Codice Civile, il datore di lavoro è colui che offre ad altri un lavoro e alle proprie dipendenze in cambio di una retribuzione. Ai sensi dell'articolo 20 bis della legge 146-1990, quando le deliberazioni in materia di sanzioni alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati è ammesso ricorso al giudice del lavoro. Ai sensi dell'articolo 20 bis della legge 146-1990, quando la deliberazione in materia di sanzioni della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati ha ammesso ricorso al giudice del lavoro. Ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 276 di 1.3, il contratto di somministrazione di manodopera stipulato in forma scritta, quale dei seguenti elementi non deve obbligatoriamente contenere il regime previdenziale applicato ai dipendenti dell'utilizzatore? Ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 276-2003, il contratto di somministrazione di manodopera stipulato in forma scritta, quale dei seguenti elementi non deve obbligatoriamente contenere il contratto collettivo applicato nell'impresa utilizzatrice? Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto dei lavoratori, il referendum dei lavoratori deve svolgersi fuori dell'orario di lavoro. Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto dei lavoratori, quale tipologia di referendum può svolgersi nell'ambito aziendale, sia di tipo generale che per categoria? Ai sensi dell'articolo 21,2 dello Statuto dei lavoratori, le ulteriori modalità di svolgimento dei referendum possono essere disciplinate in contratti collettivi anche aziendali. Ai sensi dell'articolo 21, legge 977-1967, nei casi in cui il lavoro prestato dal minore presenti carattere di pericolosità o gravosità, l'ITL può prescrivere che il lavoro non duri senza interruzioni di più di 3 ore, stabilendo anche la durata dell'esposto intermedio. Ai sensi dell'articolo 21, legge 977, le successive indicazioni e integrazioni nei casi in cui il lavoro prestato dal minore presenti carattere di pericolosità o gravosità, la direzione provinciale nel lavoro può prescrivere che il lavoro non duri senza interruzioni di più di 3 ore, stabilendo che la durata del riposo intermedio. Ai sensi dell'articolo 2100 del Codice Civile, il lavoratore deve essere retribuito a cottimo quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione. Ai sensi dell'articolo 2100 del Codice Civile, il lavoratore deve essere retribuito a cottimo quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato di misurazione dei tempi di lavorazione. Ai sensi dell'articolo 2115 del comma 1 del Codice Civile, chi deve contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria è il venditore e il prestatore di lavoro. Ai sensi dell'articolo 2117 del Codice Civile, i fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti anche senza la contribuzione di prestatori di lavoro non possono essere distratti a tal fine e al quale sono destinati. Ai sensi dell'articolo 2120 del Codice Civile, il prestatore di lavoro può chiedere in costanza del rapporto di lavoro un'anticipazione del TFR, sì, purché abbia almeno 8 anni di anzianità per ottenere un'anticipazione non superiore al 70%, trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Ai sensi dell'articolo 2120 del Codice Civile, l'anticipazione del TFR può essere ottenuta solo una volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta a tutti gli effetti a trattamento di fine rapporto. Ai sensi dell'articolo 2120 del Codice Civile, le richieste di anticipazione del TFR devono essere soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. Ai
Ai sensi dell'articolo 2121 codice civile, fine del computo dell'indennità di preavviso, fa parte della retribuzione anche equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore, come si recita l'ultimo comma. Ai sensi dell'articolo 22 del CCNL, comparto funzioni locali, l'orario di lavoro è articolato su 5 giorni, fatte salve esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità. Ai sensi dell'articolo 22 CCNL, comparto funzioni locali dell'orario di lavoro articolato su 5 giorni, fatte salve esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità. Ai sensi dell'articolo 22 del CCNL, comparto funzioni locali, l'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. Ai sensi dell'articolo 2200, 42 del codice civile, il lavoratore domestico ammesso con convivenza familiare ha diritto alla retribuzione in denaro, al vitto e all'alloggio. Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto dei lavoratori, i dirigenti dell'RSA, per espletamento del loro mandato, hanno diritto a permessi retribuiti. Ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 276 2003, prestatore di lavoro con contratto di somministrazione ha diritto ad esercitare presso l'utilizzatore diritti di libertà e attività sindacale, nonché partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici per tutta la durata della somministrazione. Ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 165-2001, l'attribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali. Ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 198-2006, costituisce di dimostrazione di resta qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e comunque il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. Ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 198-2006, costituisce discriminazione indiretta una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento appartenente e rende neutri che permettono o possono permettere ai lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardano i requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. Ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 176-2003, il contratto di somministrazione degli oneri contributivi previdenziali, assicurativi ed assistenziali sono a carico del somministratore che, ai sensi, per gli effetti dell'articolo 49 della legge 88 1989, inquadrato nel settore terziario. Ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 81-2008, il medico competente partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio della sorveglianza sanitaria. Ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 165-2001, vincitori di concorsi per esami per l'accesso di qualifica dirigente indetti dalle singole amministrazioni sono tenuti a frequentare un ciclo di attività formative anteriormente al conferimento del primo incarico. Ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 276 del 2003, il contratto di appalto stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, per cosa distingue la somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto all'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto per la sostituzione da parte del medesimo appaltatore del rischio di impresa. Ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 276-2003, l'acquisizione del personale già impiegato
impiegato nell'appalto a seguito del subentro di un nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa in un forza di legge di CGNL o di una clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità d'impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. Ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 276-2003, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola di contratto d'appalto non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 165-2001, quale categoria di dipendenti delle pubbliche amministrazioni è esclusa dalla contrattualizzazione i magistrati ordinari, amministrativi e contabili? Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 66/2003, il parametro di riferimento dell'orario di lavoro è la settimana lavorativa. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 604 1966, il licenziamento per giustificato motivo oggetto è determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Ai sensi dell'articolo 43 della legge 604 1966, il licenziamento per giustificato motivo soggetto è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 66/2003, l'orario normale di lavoro è pari a 40 ore settimanali. Ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 276/2003, l'istacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 81-2008, ricorso a persone o servizi esterni per l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione non esonera in alcun modo il datore di lavoro delle sue responsabilità. Il video termina qua. Per vedere altri miei video iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche.